Buonasera a tutti. Ora cosa devo fare? Dopo tanto tempo ci rivediamo. Oh, aiuto. Un attimo solo, eh. Portate pazienza un secondo. Oh, ecco. Ora mi vedo così posso rispondere a tutti voi. Buonasera a tutti. Che piacere dopo tanto tempo. Ora non vi saluto uno per uno, però siete già tutti salutati. Ok? Spero che stiate tutti bene. Che mi facciate delle belle domande, che io cerco di rispondere a quello che so. Oh, guardiamo. Benissimo. Avevo un problema con le connessioni, ora dovrebbe essere tutto a posto, tutto nuovo. E oggi è stata una bella giornata. Ah, brava Manuela, guarda, quasi quasi vengo a mangiare una fetta. Grazie mille. L'assistente è andata via. Allora. Domandatemi qualche cosa. Intanto volevo ringraziare Enrico perché è sempre disponibile al 100%, la signora Anna. E tutta la gente che lavora su Focus. Un abbraccio forte intanto a Hilde, che la sento molto vicina. Voglio fare senza occhiali, ma senza occhiali non ci vedo più. Oh, tutta un'altra cosa, eh? Allora, abbiamo anche un'altra postazione, vedi, ora sono un po' più cambiato tutto e ora dico al computer funziona. Lo attacco nuovo. Dunque, non so se ho potuto rispondere a tutte le domande che mi avevate fatto l'altra volta perché c'è stato un problema col computer e mi sono sparite un sacco di domande. Il computer andava sistemato. Agata, si arrivano senz'altro, ma come ho detto tante volte, è difficile che mi vengano in diretta perché non sono così rilassata. Io ho bisogno di tranquillità e voglio dirvi una cosa. Qualche giorno fa, ho incontrato un sacerdote, un vecchio sacerdote, molto carino. E mi ha detto una cosa che mi ha turbato tanto. Mi ha dato una preghiera scritta da recitare perché ha detto che chi va nell'oltre i primi tempi starà molto molto male. Allora io non ho voluto rispondere, prima di tutto per rispetto perché era una persona anziana. E poi, perché non è vero, come vi ho detto mille volte, io ci sono andata di là e non si sta male. E poi ho avuto dei messaggi da mio marito, che sapete che è poco che è andato via, dei bellissimi messaggi, e dove lui mi ha detto che sta bene. Siccome siamo tutti i terreni e tutti facciamo tanti errori, abbiamo dei peccati, chi più grande, chi meno. Era un uomo bravissimo, però anche lui avrà avuto i suoi peccatucci anche lui. Ma mi ha detto subito che stava bene, che era felice.
che era libero. Sicché a volte i sacerdoti, secondo me, vogliono mettere paura dove la paura non deve esistere. Maria, io te l'auguro, se puoi dopo mandami anche il nome del papà, così magari, perché sono arrivati dei messaggi e io li ho spediti. Quando arrivano ve li mando, però vi dico anche una cosa, io non me li invento, cioè se non rispondo è perché non è venuto nessuno, non è perché non voglio. È perché non è venuto nessuno. L'altra volta mi è stato pochissimo tempo le domande sul computer. Ecco perché ho detto ho risposto a poche persone, perché mi sono spariti tutti, come si è spento il computer, non andava più e non sono riuscita più a rintracciare. Però cerco di fare il possibile adesso, eh? Tutta la settimana, ora sono molto più libera e posso dedicarmi a voi. Carmela, intanto ti stringo forte forte, ma questo abbraccio che ti do non te lo mando io, te lo manda sicuramente tua figlia, perché tua figlia è vicina a te. Grazie, Maria, grazie. Va bene. Speriamo che venga anche Andrea. Anna, non lo so. Passano dei periodi dove non si possono sentire perché magari sono impegnati in altre cose o perché devono fare il percorso e non. Magari i primi tempi si fanno sentire per tranquillizzarci. Poi devono fare il loro percorso. E poi quando sono più liberi, allora poi possono tornare. Un abbraccio forte anche a te. Anche a te, Laura. Grazie, Franca. No, ma io sono come tutte le persone che sono su questo canale. Sono tutte persone. Loro sono persone che hanno studiato, io no. Però magari ho avuto un qualcosa di diverso. E io questo regalo che ho avuto lo devo. Io ho avuto il compito di portare un pochino di serenità, un pochino di pace. Perché io posso capire da nonna che perdere un figlio deve essere un dolore tremendo. Però anche che perdere una persona cara che ci sei stata insieme 50 anni, una vita. Eppure io ho aiutato mio marito ad andare via. Perché dovevo farlo. Franca, io te l'auguro che venga. Io spero che vengano tutti per portare un messaggio di amore a tutti. A Tonio, Alessandro, Andrea, a tutti quanti hanno bisogno di una parola. Che poi basta solo una parola, non ci vuole tanto. Ecco, ora qui mi è sparito tutto. Eccoci, sì, ci risono. Paola, anch'io voglio bene a tutti quanti. Siete tanti, lo sento che mi volete bene, lo sento che mi siete vicino. E io cerco di fare il possibile nel mio piccolo per tutti. E un'altra cosa, non
Io non ce la faccio andare al cimitero. Io ammiro le persone che vanno, ma io me lo sento qui, Stefano. Io vado a letto e tengo per mano la patente di mio marito, perché mi fa compagnia, perché la patente è un pezzettino di plastica, no? Però so che lui la teneva sempre nel portafoglio. C'è la sua foto. E questa cosa qui mi dà tranquillità. E io sento che mi avvicino. Come voi dovete sentire che i vostri cari sono tutti vicini. Magari non ve ne accorgete, però ci lasciano delle piccole cose. Non dico tutti i giorni, ma spesso, specialmente quando siamo un po' più giù di corda, no? E allora magari ci fanno trovare una piuma, un profumo, magari ci si sente chiamare, magari alla radio o alla televisione viene fuori una canzone che ci ricorda qualcosa. E sono tutti dei piccoli segnali, ma ne mandano tanti. Poi c'è delle medium bravissime che fanno con la scrittura, si mettono in contatto con la scrittura. Io non ci riesco. Io ci avevo provato una volta e la verità era venuta una cosa molto, molto forte, molto. Non era un messaggio adatto a me, perché loro sanno a chi poter dare alcuni messaggi, alcuni più semplici, alcuni più complicati. Io ho bisogno delle cose semplici. E allora la scrittura non l'ho fatta più, perché ho avuto paura, perché non era una cosa adatta a me. Però ci sono delle brave medium, e bravi medium che con la scrittura fanno, o se no con le registrazioni radio, con le registrazioni da computer, con la televisione. A me vengono. A volte così visivi, a volte li vedo proprio l'entità, a volte li sento. Mi parlano nelle orecchie. E poi c'è sempre il mio angioletto che a volte mi fa da tramite e mi dice: guarda, questo è un messaggio. E allora cerco di stare attenta e allora me lo scrivo subito, perché sennò poi lo dimentico. Perché non è bello a volte, cioè è bello avere i messaggi, però a volte se no mi facevo carico dei problemi di altre persone, mi caricavo troppo dei problemi, e mi dispiace, perché poi anch'io c'ho i miei, no? E allora ora me li scrivo subito, così poi li dimentico, e è meglio così. È meglio per me, è meglio per chi li riceve, perché a volte dicono delle cose personali e deve saperle solo quella persona lì. Così, se a me me lo dice, me lo scrivo e poi io rispondo, poi butto via tutto, il messaggio l'ha avuto e io non me lo ricordo più. E è bene così. Alessandra, ci vuole pazienza, ci sono dei periodi più o meno pesanti, ma bisogna andare oltre. Poi le mamme hanno sempre tanta pazienza e te ne hai. Dunque, guardiamo un po' se.
Ma vedrai, Maria Grazia, che la risentirei presto, la mamma, eh. Poi sotto le feste è più facile sentirli. Katia, come l'altra mamma ti stringo forte, forte. Però pensa che tuo figlio ora sta bene. E sicuramente è già un angelo, perché l'ho detto mille volte, quando vanno via ragazzi giovani o bambini, è perché erano già perfetti e loro non hanno bisogno, come ho detto tante volte, di salire la scala, loro non hanno bisogno, loro hanno l'ascensore, vanno diretti. Vanno diretti proprio in paradiso, perché il paradiso c'è. Grazie, Lilla. Volevo salutare anche Valeria Valeria, una signora, una mia cara amica, ma non so se riesco a vederla perché mi passate veloci. Comunque la saluto. Laura, lo so, Giuseppe ti ha dato tanti messaggi, eh. Giuseppe te ne ha dati tanti. Ombretta, a volte la disperazione fa fare gesti così violenti, così importanti. Io penso che si sia pentito e quella scala sta cominciando a salirla e quando appena può ti fa sentire da te. Comunque prega per lui se vuoi e stai tranquilla che una preghiera gliela dico anche io stasera, che possa salire quella scala facilmente. Ah, ma ci provo, eh? Sì. Ma certo che la Giulia è vicino a te, Angelica. E te l'ho detto tante volte, e mi succede anche a me, eh? Io, come si dice, predica bene e razzola male. E ogni tanto mi viene lo sconforto. Però bisogna reagire, perché se noi stiamo male, facciamo stare male anche i nostri cari nell'oltre. Allora, per fargli star bene, bisogna pensargli che stanno bene, che non ci sono dolori, che è un posto bellissimo, che c'è tanto profumo e spero che tante di voi siano riuscite a comprare questa saponetta che vi ho detto come si chiama, perché quella saponetta lì è proprio il profumo che io ho sentito quando sono andata di là. È il solito profumo, il solito, è meraviglioso. Adorare questa saponetta, si chiama la carta d'Eritrea e a me le hanno regalate una signora di Torino e una signora di Firenze, me l'hanno regalata una per uno e è il profumo che io ho sentito quando sono andata nell'oltre, che non avevo mai più sentito, un profumo leggero, delicato ma penetrante. E sentire questo profumo e sentirsi subito bene, libere, che si sa cosa c'è di là, è una cosa meravigliosa. E poi devo dire anche
che tantissime persone mi hanno scritto che hanno provato la, ora te lo ridico della saponetta, che hanno provato la candela e tutte hanno avuto risultato, tutte, che quando la candela è accesa e cercano di comunicare con i loro cari, la candela si muove, la candela si alza per dire sì, si alza. Quando sventola quando c'è la fiamma che si muove è perché c'è qualcuno, c'è qualche entità che arriva e fanno le domande e poi si forma nello stoppino, si forma un cuore o a volte anche il volto della persona. Sicché fatelo perché è una soddisfazione, è un amore proprio che sentite dal vostro cuore e è una prova che loro ci sentano e ci vedono. E come possono cercano di aiutarci. Allora, la saponetta si chiama la carta di Eritrea. Io so che si trova su Google quei canali lì che si compra la roba tramite computer, no? Ora io non mi viene in mente come si dice, però certo Maria Grazia che ci parlano, a volte non li ascoltiamo noi, anche in farmacia, bene, non l'avevo mai sentita, però quando l'ho sentita è stato proprio. L'avevo detto mille volte che il profumo che c'era, che avevo sentito di là, non l'avevo più trovato qui, né nei negozi di profumeria, né nelle serre, né nei negozi di fioristi, non l'avevo mai più sentito. E una signora mi ha mandato questa saponetta, senza sapere cosa è, cioè lei non sapeva che. Ma mi ha fatto un regalo e quando mi sono arrivate queste saponette è stata una cosa incredibile. Ecco su Amazon, sì, è vero. Allora, nonna 2000, devi prendere una candela, possibilmente chiara. L'accendi dove non c'è corrente d'aria, che devi essere te e la candela, possibilmente quando sei un po' tranquilla, no? Accendi la candela e te pensi con la persona che vorresti un messaggio, vorresti parlargli, vorresti una risposta. Allora questa candela l'accendi e poi la guardi. Devi stare un pochino lontana, perché non devi soffiarci sopra. Se viene qualche entità, la candela comincia a sventolare così, no? Allora vuol dire che c'è qualcuno. Allora ti metti un po' in raccoglimento, come vuoi, e cerchi di fare una domanda alla persona che te avresti idea, parlando con la candela. Se la candela alza la fiamma, è un sì. Certo, non puoi fare domande, devi fare domande che ti possa rispondere con un sì o con un no. Se la candela si allunga, è un sì. Se la candela rimane piccola, con la fiamma piccola, è un no. Poi se te ti concentri e guardi bene lo stoppino, che viene la fiamma, è così, no? Viene come un ovale,
Te guardi dentro la fiamma gialla, a volte si forma un cuore dentro la fiamma, a volte si forma un volto, un viso. Allora, una sera facevamo la diretta insieme, ho fatto questa candela e è venuto fuori il viso di una persona a me molto cara, che non c'è più. Quest'estate è venuta a trovarmi una signora e lei, tra l'altro, è una medium, e ha detto che non riusciva a fare la candela, non riusciva a vedere niente. Eppure è venuta fuori qui, eravamo qui in questo salotto. È venuta fuori dentro, gli ho acceso la candela, è venuto fuori il volto di suo figlio. Si è commossa da morire perché ha detto: "E a me non mi è mai venuto niente", e invece è venuto. "Ma come viene qui? Viene anche a casa vostra. Se possono, vengono." Laura, hai provato anche te, eh? Ecco, sì, la carta d'Eritrea. Compratela, fatevi questo regalo, perché è un regalo proprio buono buono. Io non la do, però la tengo solo per sentire il profumo. E ne ho due, una la tengo dentro il letto, insieme alla patente, così sento il profumo e sento il mio Stefano. E una la tengo qui a portata di mano perché ogni tanto ho bisogno di sentire questo profumo, perché mi mette tanta tranquillità, tanta pace. E so che di là stanno tutti bene, non c'è nessun dolore, non c'è nessuna guerra, non c'è nessuna cattiveria e c'è vita. Ecco, Olli, sei come me. Anch'io non riesco ad andarci. Ci sono andata pochissime volte, proprio poco, perché non. Quando arrivo lì mi viene male. Io invece sento che in casa non sono sola. Ogni tanto, certo, devi andare via. Però io ho le fotografie, io ci parlo con le fotografie. E lo sento che mi sente. Fatelo anche voi. Abbiate fiducia in voi stessi. Non fatemi ingannare da tanta gente cattiva. C'è tanta speculazione su queste cose qui. Anna Mattiole, la fragranza è una sola. Cambiano le confezioni della carta, ci sono con la carta marrone, con la carta azzurra, ma io ho sentito che io ce l'ho tutte e due con la carta marroncina, ma so che sono tutte uguali. È il profumo del paradiso. Allora, Angelica, non esiste l'inferno. Questa è una cosa che ci hanno inculcato i vecchi sacerdoti, perché avevano una mentalità diversa, ci dovevano mettere paura su tutto. Allora, quando si va di là, almeno quello che è successo a me, bisogna arrivare nella luce, c'è questo tunnel, io ho visto quello. E poi c'è una grande scala. Avete visto la pubblicità? Non mi ricordo se è del caffè o che fanno vedere quella lunga scala bianca. Ecco, una specie di quella scala lì.
Allora, chi ha fatto tanto del male di qua? Noi non possiamo giudicare perché noi non siamo dei giudici, però di là c'è il giudice. Non è che ci manda all'inferno, no. Però finché non siamo pentiti di quello che abbiamo fatto, ci si rende conto del male che abbiamo fatto alla gente o anche a noi stessi, perché tanti si fanno anche del male. Si sta in fondo alla scala. E poi, man mano che uno si pente di una cosa, sale uno scalino, poi un altro. Però di là non esiste l'orologio, non esiste il tempo. E 5 minuti, 5 anni, 50 o 500 è la stessa cosa. Cioè, c'è chi si può far sentire subito e poi per un periodo non si fa sentire più perché si possono far sentire subito magari perché siamo in un momento di grande disperazione e abbiamo bisogno di una parola, di un conforto, eh? E poi dopo devono fare la loro strada. E c'è chi invece si può far sentire su sempre, ma perché sono entità già evolute. E come ho detto tante volte, i ragazzi giovani, i bambini, quelli vanno diretti. C'è l'ascensore. E loro vanno subito su. Elfi, riprova, perché non è detto, eh? Le prime volte forse può essere così, però poi lo puoi vedere. Stacci attento. Katia, non ti capisco. Comunque, sì. Sì, nelle registrazioni vengono fuori. Una volta io avevo una bella, si dice un bel cenacolo, no? Quando siamo diverse persone e ci si radunava più volte qui a casa mia o anche da altre persone e si facevano delle sedute e erano molto interessanti perché quando andavo in trance io, quando andavo in trance altre persone e quando abbiamo fatto tante cose, tanti, tanti esperimenti. E volle venire qui una mamma. Quando si facevano le sedute medianiche, si registrava tutto, si metteva un registratore e si registrava. Perché poi di trance ce ne sono diversi tipi. C'è la trance sveglia, la trance mezza addormentata e mezza no, e a me mi succedeva che mi addormentavo di colpo e quello che succedeva io non mi ricordavo nulla. E venne questa mamma perché aveva cercato il figlio in tanti cenacoli e non riusciva a darsi pace. Questo ragazzo era andato via giovanissimo per un incidente e questa signora era diventata un po' cattiva perché il dolore gli aveva fatto non a tutti prende nella solita maniera, c'è chi si unisce di più alla famiglia, c'è chi invece la
lascia tutto, si separa. Il dolore fa fare tante cose che non possiamo noi giudicare. Venne qui con arroganza e prepotenza, ma io l'accettai come accettavo tutti. E si fece questa seduta e questo ragazzo non venne, però c'era il registratore acceso. Finita la seduta, questa signora si alzò abbastanza arrabbiata. E dico la verità, mi offese anche, ma io non avevo nessuna colpa. E quando mi offese un po', la mia entità mi ha detto: accendi il registratore e fagli sentire. Questa signora stava andando via e le ho detto: aspetti un attimo perché deve sentire una cosa. E lei: no, ho detto, è stata qui fino adesso e allora proviamo, perché a me mi hanno detto così. Nel registratore c'era la voce di suo figlio, Stefano, che l'aveva riconosciuto. E questo figlio gli ha detto: sono qui, e ha chiamato il gatto, che gli aveva dato un nomignolo al gatto, che nessuno si sapeva nemmeno che in questa casa ci fosse un gatto, e lei lo riconobbe. Allora poi mi chiese scusa, ma no, a me non doveva chiedere scusa. È lei che doveva rendersi conto che si possono manifestare in molte maniere. E lui gli ha fatto capire che c'era. Questa signora andò via poi tutta soddisfatta, e questo a me mi ha fatto piacere, perché quando siamo in trance non si può sapere. Come ho detto, ci sono delle trance più o meno svegli, e a me mi capitava così. Poi purtroppo non ho più potuto fare queste cose così impegnative, perché prima di tutto non ho più una compagnia, perché per fare queste cose bisogna avere fiducia nelle persone che sono con noi al cenacolo. Fiducia perché quando sei in trance non ci sei. Potresti anche non svegliarti se non c'è qualcuno che ti aiuta a rientrare. E poi purtroppo per problemi di salute non ho voluto neanche più cercare. Però ora mi vengono in maniera molto più leggera, più semplice, senza più quella. A parte che io quando mi addormentavo in quella maniera lì, non poteva cascare anche il mondo, io non sentivo niente. Infatti una volta è successo che, lo vedete, ho la pelle molto delicata. Ero a fare una seduta, sono caduta dalla sedia, mi sono tirata un tavolino addosso, si è rotto il tavolino e io non mi sono fatta. Quando mi sono svegliata, dopo più di un'ora che ero per terra, non avevo niente, né un lividino, niente. Perché quando succede queste cose, ci siamo ma non ci siamo. Sicché è bello sentire la registrazione, perché poi dopo no, se no non avevi sentito niente. Una volta addirittura è successo che non eravamo a casa mia,
E è successo che si parlava così normalmente, non eravamo partiti per fare una seduta medianica, eravamo lì in casa di questi signori. C'era anche una signora che mi seguiva molto, eh. Però mi è successo che mi sono addormentata e ho cominciato a parlare americano. E io non so le lingue. E allora uno di questi signori che invece sapeva le lingue mi faceva le domande e io gli rispondevo. Ma gli ho detto delle cose importanti, cose precise, cose che poi sono state appurate. Era una signora che era morta quando era nelle Torri Gemelle. Aveva detto il nome, il cognome, di avvisare i due figli, il marito, che lei. Quando poi me l'ha fatto risentire questa cosa, questa registrazione, io non potevo credere che fossi stata io a parlare, perché non è possibile. Uno. Invece ci sono tanti medium che parlano addirittura quella lingua. Aramaico, parlano latino, parlano. E a me mi è successo così di parlare americano, che poi non era nemmeno inglese che mi hanno detto, che io non le conosco le lingue. Ho detto no, no, questo era proprio americano, non era inglese, che non so che differenza c'è io. Però è così. Cos'è? Non lo so cosa vuol dire Sara. Il mio telefono vibra? No, è fermo. Ma? No, il computer funziona. Il cellulare è lo stesso. Fatemi delle domande che io possa rispondere. Grazie Enrico, eh? Grazie mille. Sentite qualcosa di diverso? Cosa c'è che. Ciao Elena. Sì, ma come arrivano? No, 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 no. Messaggi altri no, c'è solo quelli della diretta. Certo che ci possono aiutare. C'è un nome difficile. Vabbè. No, sono le domande che mi fate voi che vedo sia dal cellulare che dal telefono. Però solo queste non chiedono, non c'è altro. Sì, Maria, però non sempre ce lo dicono. E da una parte meglio, perché a volte. A volte sono cose parecchio imbarazzanti e meglio a volte non sapere quello che succederà domani. Le vibrazioni. Sono io che vi vibro. Sì, ci aspettano, Lina. E ti dico anche perché. Quando io sono andata di là, non ho visto anime, non ho visto entità, però sentivo che c'erano. Io però
ti dico che purtroppo ho seguito mio marito sempre, non l'ho lasciato mai, 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 mai. Allora, già una quindicina di giorni prima, mio marito vedeva gente che non c'era. E poi all'ultimo vedeva anche i genitori, ci parlava, sicché egli vedeva e sorrideva. E ecco perché ti dico che ci vengano a prendere. Forse da me non sono venuti perché è stata una cosa così improvvisa. Invece quando una persona è malata, loro ci aiutano a passare quella soglia. Sì, loro lo sentono quando noi siamo preoccupati, lo sentono dei nostri problemi, non sempre ci possono aiutare perché loro sono nell'oltre, però cercano di aiutarci come possono. Certo, non, se abbiamo problemi di denaro, che quello non ce le possono dare perché loro non ne hanno, non esiste di là. Però ci possono incoraggiare, quello sì. E non bisogna reagire alle cose, non bisogna star lì e aspettare che le cose si risolvano da sole. No, bisogna reagire finché siamo di qua, perché è un nostro compito. Sì, le impronte le possono lasciare. Te lo dico, quello sì, perché l'ho vista. Diego, senz'altro, ma sono più che sicura. Ma io ho visto la fotografia di una suora che, come si dice quando prendono i voti, quando i sacerdoti fanno la cerimonia, ma anche le suore. Io ho visto la fotografia della cerimonia di una suora che si era vestita, e in questa fotografia c'era la nonna che portava sempre d'estate un vestito particolare, che a lei piaceva sempre quello. E questa fotografia l'ho vista bene. E non è un fotomontaggio, come si dice, roba così, no. Anche perché chi l'ha fatta è una persona seria. E questa nonna era già diversi anni che non c'era più. E era accanto alla nipote e suora, proprio fra la nipote e un'altra sorella, c'era questa nonna con questo vestito. Le farfalle, sì, di tutti i colori però, non solo bianche. E 15 giorni fa avevo una farfalla che mi girava intorno di continuo, tutto il giorno. Ero fuori, ho fatto un mercatino e questa farfalla non mi ha abbandonato tutto il giorno. E le farfalle ora d'inverno non ci sono. Ma era una farfalla scura e io sentivo che non ero sola, perché questa farfalla non si è mossa. Ma dalla mattina alla sera, finché era buio, questa farfalla mi volava sempre intorno.
Sara, non mi ha accolto nessuno, non c'era nessuno, però sapevo che non ero sola. Io non ho visto nessuno, non ho visto nessuno, pure i miei genitori non c'erano, non ci sono più da tanti anni, non c'era nessuno, io non ho visto nessuno. A tante persone invece hanno visto parenti, hanno visto amici. Hanno visto i genitori, io no, io ho visto solo questo grande prato, questa grande luce, questo amore, sentivo questo profumo, questo senso di benessere, questo. Io sono andata via giovane e sapevo che cosa lasciavo qua, lo sapevo benissimo. Ma non me ne importava niente perché al momento che sono arrivata di là io stavo benissimo. Prima di tutto non avevo più nessun dolore e poi mi sentivo bene nel cuore. Ah, non lo so, Jasmine. Proverò a cercare cosa vuol dire i limoni. Ah, no, no, non c'è nessun problema per la scrittura. Vedi, Alessandra, non dico una cosa per un'altra. Buonasera, Vittorio. Deve essere caduto qualcosa su. Allora. Chiedetemi qualcosa che so rispondere. La sofferenza è tanta quando si perde qualcuno, però bisogna anche pensare che di là c'è un'altra vita, ma c'è davvero. Beh, può essere di trovare entità un po' negative, però bisogna vedere come lo fai. E con chi lo fai? Io non posso dire una cosa. Io sono religiosa. Io mi porto una piccola catenina al collo con Cristo. Tanto queste cose qui vanno fatte sempre seriamente. Non si fanno per gioco. Non si fanno per avere i numeri dell'otto, non si fanno. Non è un gioco, non è uno scherzo, non si possono prendere in giro. Le cose vanno fatte molto seriamente e con tanto rispetto. Elfi. L'ho detto tante volte, i bambini hanno l'ascensore. Nascono per essere all'ultimo stadio, per essere perfetti. Perché quando vanno via piccoli, sono già angeli. No. Di là non soffrono, ma a meno che uno non sia veramente un delinquente, non soffre di là. Non abbiate paura, non si soffre, anche perché dipende tutto da noi.
Non è che c'è qualcuno che ci dice no, te vai all'inferno. No, non è vero. E noi quando andiamo di là ci rendiamo conto di cosa abbiamo fatto. C'è che ci vuole un po' più tempo, che ce ne vuole meno, però tutti poi, perché Dio perdona tutti. Eliana, no, non è impossibile. Non è impossibile. Può succedere. Forse non glielo voleva dare. Io ho dato tutto, 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 tutto a delle persone che ne avevano bisogno e sono così contenta. Ah, questo Lia ti devo leggere tutta dopo, perché è molto interessante, molto bello. È successo come Elfi. Questo io non me lo sono. Non me lo sono mai domandato, a dire la verità. Però forse non dovevano nascere. Ora, io penso che sia una cosa diversa da se non l'ha voluti la mamma. O se non dovevano nascere. E questo non te lo so dire. È una cosa che mi fa molto male. Perché sì, basta, non voglio dire altro, ma è una cosa che mi fa molto male. Simona, certo. Anzi, come sta la mamma? Se mai viene a trovarmi, Simona, eh? So che ha avuto una caduta e mi dispiace perché ho provato e so cosa vuol dire. Se posso darti una mano, volentieri. Tu sei stata presente con me e io voglio essere presente con te, quel poco che posso fare. E più mai capito. Bel messaggio, Sara, sì? Allora, Chiara, intanto si prova a vedere se arriva qualche messaggio per te, magari se tu mi dicessi da chi lo vorresti sarebbe un po' più facile, però se no. Può venire anche un messaggio dalla mia guida e poi io te lo passo. Sì, Jasmine, si possono manifestare in tantissimi modi, con la luce, sentendo un rumore strano, si può accendere la televisione. Possono succedere tantissime cose inspiegabili e sono loro che si fanno sentire. Hai mai sentito quando
senti tirare le coperte, te magari sei ferma, ferma a letto e ti senti tirare le coperte da una parte, o ti sembra di sentire una ventata dove il vento non c'è. Va bene, sarà senz'altro. Ah, l'ho detto a tutti, quando volete venire a trovarmi, non c'è problema. C'è una casina piccina, però ci si sta lo stesso. Un caffè si può sempre prendere. Giorno. Manuela, diglielo te. Ti sente. Appena può ti risponde. Simone, ti auguro con tutto il cuore. Elfi, speriamo possa venire, eh? Io te l'auguro. Sì, questo è interessante, Manuela, molto, è vero. È vero, è vero, è vero. È tutto vero. Sabrina, succedono tante cose strane. Mina, speriamo che venga anche la tua mamma. Alessandra, succede proprio così. No, Jasmine, non c'è una preghiera particolare. La preghiera è che non la devi dire solo con la bocca, la devi dire col cuore. Lorella, sarebbe bello riaverli vicino, eh? Dorothy, io te l'auguro che arrivi Claudia, ma se arrivasse direttamente a voi, come sarebbe più bello, eh? Sarebbe più bello. Anna, qui non si è bloccato niente, eh? Controllo il tuo. Elisabetta, sicuramente ti voleva avvisare, ma di cosa? Devi fare delle cose particolari. Prova. Prova a chiedergli qualcosa al nonno. Hai visto, Mero? No, non dovete aver paura, diciamo, dei morti, ma non sono morti, eh? Bisogna aver paura dei vivi, no, di chi è di là, perché di là del male non ce lo fanno. Ci aiutano quando possono e come possono, ma del male non ce lo faranno mai.
Alessandra, sì, tutto può succedere. Tutto può succedere, io non mi meraviglio di niente. Io ti auguro, non sia di, che questo periodo brutto ti passi al più presto, te lo auguro proprio con tutto il cuore. È vero, Manuela, è vero così. Ti vai tranquilla, Elisabetta, che sarai protetta, eh? E poi se mi scrivi in privato, cerco di aiutarti quel giorno lì, cerco di esserti vicino. E per chi è nuovo, volevo anche dire che cerco di aiutare tanto, tanto come posso, ma ci sono risultati con la pranoterapia a distanza. Dico subito che, grazie Antonella, che non ho mai chiesto soldi perché non si specula sulle disgrazie. E quello che faccio, quello che posso fare, che mi permettono di fare, perché non sono io a decidere, lo faccio con tutto il cuore. E non ho mai chiesto soldi a nessuno e vado per quello, posso stare tranquilla. E non ho mai chiesto soldi né per la pranoterapia, e nemmeno per i messaggi che mi arrivano. Perché state tranquilli su questo punto, eh? Questo lo voglio sempre ribadire, perché purtroppo lo definisco il nuovo mestiere, perché si sono improvvisati tantissimi medium. Pensate che quando ho cominciato io, più di 40 anni fa, mi prendevano in giro, ma no, non ci credevano, poi ho avuto dei risultati. E poi, chissà come mai, 40 anni fa non ce n'erano, oddio, c'erano. Ma erano nascosti, non si facevano tanta pubblicità, tante cose. Ora spuntano come funghi. Tantissimi. Non lo so se è un bene o male. Grazie Antonella. Spero che tu ti trovi bene a Roma. Nancy, poi tanto ora vi posso rivedere perché ora funziona tutto sul computer e allora cerco di rispondervi a tutti. Vi dico già che se no, quando non avete risposte. Oh, grazie Simona, grazie, grazie. Quando non avete risposte non è perché non ve la voglio dare. E perché non mi arriva? Potrei fare come tanti, se l'invento, mi faccio dire magari qualcosa di voi, no? E poi vi do la risposta che volete voi. No, no, io non lo posso fare così, via. Ve lo dico proprio alla pisana, perché sono qualcuno mi ha chiesto di dove sono. Sono proprio di un paesino vicino a Pisa. Ma non sarei io. Ciao Antonio. Ok, Dorothy, mi scrivi in privato e te lo do. A parte se andate a vedere
su Facebook, nome mio, c'è tutto, eh. Grazie, Anna. No, non sono meravigliosa, sono una peccatrice come tutti. Però tanti anni fa ho fatto una promessa, mi era stata chiesta quando sono tornata se volevo farlo. Per un gran periodo ho detto di no perché non mi sentivo una persona così pura, diciamo pura. Però col tempo poi ho capito tante cose. Allora, Anthony, con la pranoterapia si possono curare tante tante cose, dal mal di testa ai dolori. Si può bloccare per un periodo anche la SLA. Ho aiutato tanto con la SLA. Si può aiutare tanto col fuoco di Sant'Antonio, si può aiutare tanto con, non dico guarire, eh? Io dico aiutare. Si può aiutare tanto con i bambini, funziona tantissimo perché non ti rendono conto e non sono suggestionabili. E questo mi piace di più, perché lì vedi proprio il risultato dei bambini. Non si possono guarire certi mali. Non fatevi illudere, non illudetevi. Quando ci sono dei mali importanti, non si possono, se non l'avevo già fatto. Me lo immagino. Me lo immagino, io ho aiutato per tanto tempo un ragazzo e da essere fermo a ritornare a lavorare in banca. È andato avanti per tanto tempo e poi no. Il male è andato avanti, però per un bel periodo si era fermato tutto e ha potuto fare delle cose che aveva dovuto mettere da parte e ha potuto sistemare diverse cose. E io di questo sono stata contenta. E non importa che la gente venga a casa, eh. Quando avete uno di questi problemi, a meno che non siano problemi grossissimi, come ho detto, i tumori non si possono guarire, non illudetevi. Si può aiutare, si possono chiudere le ferite, si può, la guarigione può essere molto più veloce, però quando c'è una cosa maligna, che i medici non possono fare, se non possono farlo loro, non si può fare, perlomeno io no, e non illudo nemmeno. Io ho bisogno solo che mi mandate in privato una fotografia della persona che ha bisogno e... Ah, grazie, Anna. Ho bisogno solo di una fotografia, non voglio niente altro. E poi non vi dico né a che ora faccio la prano, perché io poggio le mani sul computer, sulla fotografia. Non vi dico a che ora lo faccio, perché non voglio che siate influenzati. Io ho bisogno che quando state meglio, mi dite. Grazie, va meglio.
Grazie, no, non ha funzionato, perché non a tutti funziona, non al 100%, ma al 95% sì. Oh, grazie, Elfi. Bene, sono contenta, vedi, quando ho queste conferme io mi commuovo, perché voglio che capiate che non sono una matta, non speculo su nulla, non so nemmeno di dove sono queste signore, ma sono contentissima. Prova Sara, se posso, guarda, più che volentieri, se funzionasse sarei contenta matta. Sì, anche per l'ansia. Ipocondria. Ora siamo un po' tutti impauriti da tante cose. A cipicchia questo virus. Mi avete commosso, guarda. Dai, dai, ipocondria, forza, bisogna reagire a tutto. Bisogna. Grazie, Antonio. Nonna 2000, non lo so, quello non l'ho mai provato, però tanto provare non costa niente. Al limite ti può venire un gran caldo. E poi una cosa, questo sì, questo funziona a tutti. Quando faccio la pranoterapia, a voi vi faccio dormire a tutti. Questo sì è vero. Funziona tantissimo. Peccato che non funziona su di me. Ah, dove sei, Elfi? Mamma mia, Federica, anche per me sarà un Natale brutto. Vabbè. Ok. Buonasera, Luisa. Stasera abbiamo sforato, eh. Siamo andati tanto più avanti. A Cipicchia mi avete fatto commuovere. In Africa, mamma mia, tanti bambini. Poveri piccoli, sono uno più bello dell'altro. Bene, Sara, sono contenta. Beata te. Allora. Grazie. Avrò i miei figli, eh? Avrò i miei figli. Però sarà un Natale un po'. Alessandra, non me l'hai mai chiesto. Sì che ne ho sempre parlato. Proviamo. Vabbè. Te lo dico col cuore. Se babbo
Se per il babbo è finita questa vita terrena, aiutalo, aiutalo ad andare nell'oltre. Aiutalo. Hanno bisogno anche di questo. Manuela, tu sapessi quante cose ho fatto col filo che mi avete regalato. Quante cosine, quante cosine. Ho fatto i mercatini, ho venduto tanta robetta. Cerco di aiutare perché anch'io sono una peccatrice, perché sono una persona e tutti nella vita facciamo peccati, tutti. Nessuno è puro. Alessandra, l'ho detto mille volte, ormai ci conosciamo da tempo, anche se solo su questo canale. Quando posso fare qualcosa lo faccio volentieri. Quando non si può, non si può, ma non dipende da me. Comunque, è tardi. Avevo detto a Enrico un'ora, invece siamo già. Quasi due. No? Un'ora e mezza. Stasera c'è stato. Non mi ha voluto neanche lui lassù, sai? Mi ha rimandato indietro perché cambiasse vita. E me l'ha cambiata. Eliana, e te l'auguro che possa arrivare, possa darti un messaggio. Prova a fare la candela però, dammi retta. Prova a farti la candela che sarebbe una soddisfazione tua personale perché ti renderei conto che non c'è nessuno che ti prende in giro, lo fai proprio te. È proprio lui che ti risponde. E questo è una soddisfazione proprio tua, capito? Io se arriva più che volentieri, però quando uno può ricevere qualcosa per sé, buonanotte, Maria Grazia. Perché servo qui? Sì. Va bene a tutti. Io vi ringrazio tanto Enrico, ringrazio tanto signora Anna Maria, ringrazio chi lavora per Focus, ringrazio tutte voi, mi avete fatto tanta compagnia. Se avete, scrivetemi in privato, così le cose che dite a me. Ciao Katia, che bello! Rimangono fra me e voi e basta. E se andate a cliccare il mio nome su Facebook c'è anche il numero di telefono e se no con un messaggio me lo chiedete, ve lo do. L'unica cosa che vi chiedo è un po' di, a parte voi siete tutti educati, ma c'è anche qualcuno che qualche volta non è educato, che magari si arrabbia o tratta male o fa prepotenti perché non ha una risposta o perché non ha potuto rispondere in quel momento.
Però c'è modo e maniera, eh? Quando posso rispondo a tutti. Se non rispondo subito, rispondo dopo un po'. Se vedo una telefonata insistente, magari richiamo io. Però tutto con educazione. Io la porto a voi e voi la portate a me. Ok? Vi do la buonanotte. Vi do un buon Natale, perlomeno la sera di Natale accendete una candela che arrivi tanta luce a tutti, a chi è nell'oltre, ma anche a voi. Vi voglio bene a tutti, vi abbraccio tutte e tutte. Buonanotte. Tanti tanti auguri a tutti e cerchiamo di che ci sia sempre un po' di pace e un po' di amore nel nostro cuore. Quando la prossima? Non lo so, dipende dalla signora Anna ed Enrico. Quando vogliono, io ci sono. Ora che funziona tutto, è tutto diverso, è tutto più bello. Prima c'era una linea che non funzionava, adesso va. Ok? Grazie mille e buon anno anche a voi. Buonanotte a tutti. E piano piano vi rileggo tutte. Buonanotte e grazie. Ora bisogna chiudere.